Grazie, grazie, grazie che sei con noi, grazie, grazie che sei con noi da 1 anno e 2 giorni, grazie che sei venuto prima da psicologo e poi da allenatore, grazie che hai ritirato su una squadra demotivata, una squadra morta. Fisicamente e mentalmente, grazie a quella testa di cazzo che c'era prima. Ma molti lo difendono ancora perché hanno curriculum o foglie carta. Con quel curriculum io mi ci pulisco il... Capito? Grazie a Gennaro Gattuso, questa partita l'abbiamo vinta grazie a lui, grazie ai suoi cambi. Però non c'è tanto da godere. Sono sincero, sono sincero. Allora, l'abbiamo vinta, abbiamo fatto una bella vittoria. Sì, ma c'è sempre un ma. Questa vittoria è grazie a Gattuso, ok? Fin qua siamo tutti d'accordo. Bene. Però il primo tempo è stato un buttamento, lo dico in italiano, un buttamento di sangue, un buttamento di veleno. Lo dico in napoletano. Lo dico in napoletano, ammittato sang, ammittato sang. Allora, si vedeva già dall'inizio la Sampdoria è venuta a Napoli con un 4-4-1-1, quindi una squadra chiusa, una squadra compatta, una squadra a catenaccio e contropiede, cosa che hanno fatto nella prima occasione, primo gol, prima occasione, primo gol, contropiede con Di Lorenzo che... Di Lorenzo, poi ultimamente non sta facendo carré bracci, in ciabatti chiude. Lorenzo che invece di guardare chi ha segnato Orsby, chi cazzo è Hill, invece è allargarsi, si è accentrato come uno stupido. Io non capisco perché il nostro mister si ostini a mettere Di Lorenzo, che in quest'ultima partita sta facendo cagare. Sta facendo cagare. Io a Pro Club sono più forte di Lorenzo e gioca a sinistra però, gioca a sinistra. Prima del gol della Sampdoria abbiamo fatto un tiro con Zielinski, che è trequartista, ma io è nata così. Zielinski trequartista è nata così, ma proprio nata così. Dopo il gol io mi aspettavo un po' di grinta, un po' di velocità, soprattutto che poi non era facile, perché la Sampdoria chiudeva centralmente e anche se volevi portare la palla sull'esterno, raddoppiavano sempre. Quindi la Sampdoria con Ranieri è migliorata un botto dal punto di vista tattico, qualitativo un po' così, ma tatticamente è una bella squadra, bisogna ammettere le cose, però bisogna ammettere anche che sotto porta abbiamo fatto un cazzo, cioè non ho visto la grinta gattusiana dopo il gol, appena dopo il gol, ho visto solo due gol, ho visto solo due gol, magari due gol. Ho visto solo due tiri. Colpo di testa di Mertens, ben parato da Otero. E poi là ci doveva essere qualche Cristo a rimorchio, Insigne, Zielinski, ma niente. C'era solo Fantasma Formaggino. E poi tiro di Insigne. Bel duello con Mertens, ta-ta, e tiro con bella parata di Otero. Basta. Questi sono i due gol. I due... Ehi, ma perché mi fisso con i gol? Due azioni dopo il gol. Basta. Poi nel secondo tempo... Genialata di Gattuso. Allora, Gattuso in questo anno ha fatto pochi cambi che avessero portato al cambiamento della partita. Poche volte è successo. Stasera è successo e stasera gli dobbiamo dargliene atto. Gli dobbiamo dargli merito. Per carità, ha rischiato. Perché praticamente ha tolto due centrocampisti, ha trotto dentro, ha levato Demme e Fabian Ruiz. Ogni volta che vedo Fabian Ruiz faccio mettere mani per i capelli, perché devo sperare che lui non perda più pallone, è cosa impossibile, è un sogno che non si realizzerà mai, perché Fabian Ruiz ultimamente sta facendo caca. Io mi incazzo con Fabian Ruiz perché lui le qualità le ha. Ma è un cammello! È un cammello! Ma non solo un cammello! Sbaglia pure i passaggi che nella nazionale spagnola non sbaglia mai!
Questo si fa incazzare, o lo fa apposta e se lo vuoi, e per me, proprio pure a fango, pure in docessa, se lo vuoi. Oppure non si trova in questo modulo doppiamente se deve andare via. Comunque, Gattuso ha rischiato togliendo due centrocampisti, arretrando Zielinski e mettendo Lozano. Ma Lozano, appena entrato, ha cambiato completamente la partita. Lui, Lozano e Petagna. Il grande criticato Petagna, ma più Lozano, che ha fatto l'assist e ha fatto il gol. Lozano, quando Gattuso disse alla società fatelo rimanere che diventerà importante, comincerà a segnare di più. Lozano già sta a 6 gol quest'anno, 6, 7, 8, quanti gol ha fatto fino a mo'? Tanta tanta roba Lozano quest'anno. Cioè, questi due hanno cambiato completamente la partita, Lozano e Petagna soprattutto. Bakayoko, solita diga. Lobotka l'ha messo giustamente per palleggiare un po' di più, giustamente. E altra cosa, Gulam, io ti voglio bene, per carità di Dio, io spero sempre che torni il Gulam di un paio di anni fa. Ma io personalmente ho perso il conto di quanti passaggi tu abbia sbagliato. Passaggi, cross, interventi, anticipi. Ho perso il conto. Ha fatto una partita da 5, 5, probabilmente 5. Mertens nel 4-2-3-1. Io lo ripeto, è inutile. Nel 4-2-3-1 è inutile. A sto punto a Mertens metti trequartista, che l'ho visto più in palla. Come trequartista, più al centro del progetto, mi viene da dire, il progetto tattico del 4-2-3-1. Mentre punta, va bene che era marcato in mezzo a 4, due centrocampisti e due difensori centrali. Però, caro mio, si vede che c'è 33A, 34A, andando bene, e sta in una fase calante. Perché 3-4 anni fa, il Mertens che conosciamo di 3-4 anni fa, secondo me, se li sarebbe scartati tutti e quattro. Esagero, sicuramente esagero, però non stava così nascosto anni fa. Mo si vede la fase calante di Mertens. Ma comunque, ripeto, come trequartista l'ho visto molto più in palla. Insigne così e così. Vabbè, ma io poi domani parlo le pagelle. Importante vittoria, merita Gattuso, merita Lozano soprattutto, merita Petagna, tanto criticato. Tanto criticato ingiustamente, ma comunque per il minutaggio che ha a disposizione, che Gattuso gli sta dando a disposizione, sta giocando anche bene, a parte contro la Z, che ha sbagliato tutti i controlli, però non riceve, non ricevette, non ha ricevuto, non aveva ricevuto contro la Z, manco un cross degno di nota, un pallone degno di nota. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo tra poco in live, tra un'oretta in live per finire la Weekend League. Domani mattina alle 7 sorteggio dell'urna di Peppon riguardo all'Europa League. Sempre domani, ci sta, domani è la giornata dei mega appuntamenti tra live e video. Domani tre video. Tre video. Io li pubblico. Voi se li volete vedere, li vedete. Se non li vedete, pazienza. Che caggia fa? È una passione che voglio portare avanti. Pure un video al giorno, un video a settimana, me lo fotte, è una passione. Se lo volete vedere, vedete, io non costringo nessuno. Un saluto a tutti, ma io, forza Napoli sempre! E chi vuole Gattuso lontano esonerato, solo per il gioco, che in parte concordo, gli dico solo una cosa. Andatevene a fanculo! Ciao a io!